E a proposito dei pentastellati, dalla politica del tutti a casa alla strategia del dialogo su riforme, legge elettorale, tra dubbi e distinguo, la metamorfosi dei 5 Stelle con Bruno Luverà. Orizzonte 2018, il Movimento 5 Stelle cambia strategia e apre al confronto con il PD. È l'ora dei dialoganti. Dicevamo di confrontarci sulle riforme, legge elettorale, vabbè, adesso è passato del tempo, dalla prima apertura di Renzi. Si è capito dopo mesi, va bene, meglio tardi che mai, insomma. È il momento di farci sentire con le nostre idee, perché le abbiamo. Adesso lunedì c'è il Consiglio dei Ministri sull'anticorruzione e spero che il Ministro si ricordi del nostro pacchetto che gli abbiamo portato qualche giorno fa, perché sarebbe importante che prendesse spunto anche delle nostre idee. Scacco ai lealisti, fautori dell'identità chiusa del movimento. Non ci sono cambi di strategia, abbiamo sempre. Beh, da tutti a casa, tutti al tavolo delle trattative. No, tutti a casa e sempre tutti a casa. Ah, quindi rimane? La questione è che probabilmente voi non avete mai fatto uscire la nostra modalità propositiva. Hanno vinto quelli che dicevano sì al dialogo nel Lo gruppo? ripeto, non è una questione di dialogo o meno, è una questione che noi abbiamo delle proposte che devono essere valutate dal governo. Mentre Bruxelles, Grillo e Casaleggio confermano la fiducia al fedelissimo Messore, a Firenze ieri sera è stata sfiorata la rissa ad una riunione dei 5 Stelle con all'ordine del giorno l'espulsione di alcuni militanti storici. Redi aveva scritto una lettera a Di Maio. Di Maio, fautore del dialogo e astro in crescita del movimento. È vero che Grillo è in minoranza adesso? No, non è vero, proprio. Il fatto che sia nato un leader all'interno come Di Maio? Assolutamente no. Chi conosce Luigi Di Maio comprende perfettamente il livello qualitativo della persona, quindi è assolutamente in linea con quelle che sono le basi fondanti del Movimento 5 Stelle.